Che calozze, che calozze. Ciao a tutti, gentilmente, ciao a tutti, benvenuti anche quest'oggi all'angolo dell'almanacco, l'almanacco del giorno che sta avendo veramente tanto successo. Se volete partecipare alla mia hashtag, andrà tutto bene, per il momento a mia non mi pare, ecco, magari più avanti, vero, per adesso però. Mi sento caldo, Mao, mi sento caldo come una stufa a pellet, attenzione. No, non lo dica in giro che rischia che poi non la fanno dare neanche al supermercato, che se le prendono la temperatura. Certamente, come già ci avevo detto, pensi che al supermercato dove vado io, la temperatura te la prendono quando esci, non quando entri. Come quando esci, ma scusi, che modi sono quelli? Quando entri e quando esci. Va bene, allora ragazzi, velocemente direi di iniziare ed è questo almanacco, come dicono sempre gli inglesi, stop in the fire, living in the ass, still in my mind. Vedi quante parole per dire pronto e via, pronto e via. Ma che pronto e via? Quale pronto e via? Mica dicono così gli inglesi che conosce lei, forse, ma in italiano diciamo pronte via, loro dicono tutte queste cose. Allora attenzione, cari amici, oggi è il 3 di aprile, il sole sorge alle 6 e tramonta alle ore 6. Minchia, che vita di merda, ma che posso sorgere, ma non era già ieri così. Ma una vita di merda, che come si dice in inglese, life of the murder, ecco, vita di merda, life of the murder. Non è così. Va bene, cari amici, la Chiesa oggi festeggia San Patrizio Scortecato, martire, santo protettore dei Perramiù. Ecco, auguri. Il 3 aprile del 1979 nel laboratorio di un cibattino, quindi che fa i scarti, Ciabattino. E più o meno è la stessa cosa, che in inglese si dice very much, la stessa cosa, è chiaro. Ecco, e nel laboratorio di un ciabattino, ovvero The Butcher, è il macellaio The Butcher. Chattanooga nel Tennessee, ecco, nascono gli stivali a punta mozza, dette anche i camperi. Camperi. Dipende, se spagnolo è il plurale è camperos, italiani campere, ecco, perché se ce ne vuoi più di un paio, ecco, diventano non i camperi. Non è che li abbatti, no? In Italia sti camperi, quello è Campari al limite. Pratici, pratici, che lei mi fa sempre ridere, veramente una persona che amo definire cordiale, lei è una persona cordiale. Va bene, allora cari amici, pratici, comodi, eleganti e anche sex, i camperi diventano gli stivali di una intera generazione di teenagers e non, ecco, a inventarli il grande signor Flanagan, ecco, Venturin Flanagan. Ricordiamoci questo nome, c'è terremoto a casa sua, no, niente, e sono così, sono una persona, amo definirmi una persona very well, che vuol dire veramente vera, ecco, come mi vede sono very well. Il proverbio del giorno, chiudiamo con il proverbio del giorno, cari amici, ecco, fidati della volpe, fidati della lince e perfino del tasso, ma non fidarti mai della donna col culo basso. Ma scusi, ma che è un proverbio questo? Ma dove questo è il proverbio del giorno. Va bene, allora io se non c'è nient'altro, ma ha finito qua, ma non c'è un'altra, ma ci dica qualcosa, un'altra informazione, ci dica qualcosa, un'altra info, qualcosa, perché è poco, ho parlato di dei camperi. Cosa devo dire io? Dica qualche informazione in più, ha buttato lì, ma tu non hai capito, informazione te le deve fare dare di Buscetta, a chi tu ci piace da paroliare, a chi tu ti piaceva cantare, eh? Allora visto che canta, vatti a fare il cantagino, vatti a fare il Festival di Sanremo, cretino, ecco, a chi tu ci piaceva, a De Maggio ci piace parlare, vede che no. Vede che noi, come la DDR che teneva, la polizia che si chiamava la Stasi, noi teniamo la polizia che si chiama la Vastasi,
U capisce, Calamastas si chiama la Burzina. Ma senta, non si avvicini troppo comunque, guarda, allora, non c'entra niente questo con l'almanacco. Tu mi devi chiedere cose, non io la mia ci facciamo fatto noi, capito? Non devi chiedere informazioni, informazioni fatele da qualcun altro. E io ti do appuntamento domani, è tutto voi, ciao a tutti dell'almanacco, e io ti chiamo come si, ti voglio salutare come si salutano sempre in Germania, ovvero Aufidi. Aufidi. Ma che Aufidi? Oppure in inglese a do you do, ecco, a domani, a do you do vuol dire a domani, a do you do. Anche a domani, anche a domani. Arrivederci, anzi addio. Gentilmente, ciao. Addio. Shai la 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 la, comincia casando. Mamma mia, ma cos'è ancora questa tavola? Ma cos'è? Dottore, la smetta, non l'ho fatta io quella cosa lì. Ah, stavo facendo per raccogliere dei fonti, raccogliendo. Dovremmo ringraziare perché sono, ci stanno ancora arrivando delle donazioni e più avanti ci ringrazieremo tutti, ma lasci perdere. Ancora stanno arrivando, vedi che i fondi arrivano a lei, Bauf. No, arrivano anche a lei, Certo, ma intanto è lei che li prende e cerchi di essere. Va bene, comunque questi sono dei disegnetti che qua leggete la firma di un bravo. Pittore torinese, chi volesse acquistare. Non sono un pittore, non è vero niente. Questo costa solamente 300 euro, va bene. Allora, ma come stai? Come sto, dottore? Siamo qui, siamo in una giornata particolare, anche perché poi avremo un altro collegamento stasera, lei lo sa, quello con il birrificio delle officine per questa iniziativa che si chiama Stay On. Ah, questa sera stai on, cazzo, me lo potevi dire prima, io stasera ho da fare, ma... Ma come ha da fare, dottore? Cosa vuol dire ho da fare? Scusi, Cioè, dobbiamo fare, siamo d'accordo? Era uno scherzo, ma perché sempre che poi usciamo e facciamo... Adesso ci sono pure i droni che ci controllano, ecco, invece di darci degli... Adesso ce l'hanno detto. Invece di fare come stanno facendo a Singapore, che lanciano, è detto così, ovvero il sussidio che arriva dal cielo, è come se gli elicotteri lanciassero denaro per la gente che non sta lavorando, e qui invece... E il cielo lancia spiuni. È bellissima come cosa, è bellissima. Senta, ma dottore, ma lei... ringraziamo la sindaca, ringraziamo, ecco. Bella, ringraziamo, ma lei comunque ci aveva già un po' abituato, perché si ricorda che comunque anche gli spettacoli ultimamente da San Giovanni in poi erano soltanto di droni. Sì, esattamente, ma erano droni e maghi. Esatto. La città della magia, qua, dove tutto sparisce e sono spariti tutti i concerti. Va bene. Mamma, non siamo qui per i concerti, dottore. Ma lei cosa ha fatto oggi? Si è ascoltato il Cure oggi? Cosa ha fatto? Ha fatto un salto negli anni '80, è tornato a fare un po' di wave. Sto facendo i capelli da solo, vede? Allora stavo vedendo se questo va bene per stasera, per fare il collegamento, essere un po' più piacente, però non c'è verso. Guardi, dottore, prima che incassa eventualmente questi piacenti, qua parlano addirittura di metà maggio, quindi potrebbe... Ma Mauro, se qui non facciamo in fretta, lui consegna le targhe al PRA, chiuso, Cioè, io non è che sono più di primo pelo, io tra un po' lo devo rottamare, se non ci poniamo ad aprire qui di nuovo la vita, certo. apriamo i casseggiate ragazzi, è primavera. Certo. Era primavera, ma adesso comunque non ci buttiamo giù, dottore, lasciamo bene. No, ha ragione, ma io sento, a proposito di non buttare giù, c'è una categoria e su questa è difficile, come dire, fare dell'ironia su una categoria tanto martoriata. Facciamo conto che tutto questo non ci fosse mai stato, questo virus, facciamo conto che comunque gli anziani sono sempre stati bistrattati, dimenticati, lasciati sulle panchine a dar da mangiare ai palombi,
è un argomento che la trovo ultimamente molto sensibile. Sono sensibile perché, essendo amico di Robù, e quando si parla di anziani mi preoccupo, però è anche un momento dove dare la parola a questi anziani è pertinente, perché io lo trovo pertinente. Dipende da quale anziano si dà, però non è tutti gli anziani. Noi adesso andiamo alla bocciofila La Speranza, e parleremo con un anziano e a lui chiederemo qual è il custode, abita lì alla Speranza. No, frequenta. Ma non può frequentarla adesso, scusi, come fa a frequentarla? Perché il programma è stato registrato prima del DPCM, ecco, lo diciamo. Devo metterla scritta. Come l'eredità. È meglio che la metta, dottore, che sa, di questi tempi bisogna essere chiari, nonostante la chiarezza non ci sia. Vabbè, però lo diciamo, il programma è stato registrato prima del DPCM, ecco, del legato a questo coronavirus. Ecco. Quindi questa è una cosa che abbiamo registrato prima. È come se, esatto, bravo. Allora, io la pregherei, visto che lei oggi è vestito da sergente maggiore dell'esercito. Sì, me l'hanno regalato sotto casa, qua io ho l'esercito che passa sempre. Adesso mi è vero, il barriere, ho sentito che c'è l'esercito. Sì, allora mi sono così voluto acclimatare. Maresciallo, faccia una sigla che noi ci colleghiamo con la bocciofila, faccia la sigla. Due bocce, una qua e una là. Bocciofila, 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 bocciofila. Occhio al ciuchin, occhio al palin. Bocciofila, occhio al ciuchin, occhio al palin. Mamma mia, e cos'è oggi? Meno male che è registrato, ma siamo un programma veramente anni 80, New Wave, che abbiamo qui. Ma Dio fa, ma scusa, ma io non capisco come mai ogni volta sta ridendo. Non ho capito, cos'è che ha detto, scusi? No, Olivatto stava ridendo, ecco, mi sembra anche così presentarmi in maniera forse inadeguata. Ma non stava ridendo, gli è venuto uno starnuto, adesso si sta asciugando, che c'è? Bene, vuoi che te ne racconti una, Mauro? Sì, ce ne racconti una, però insomma una bella storia. Niente, diciamo le solite cose, e cosa dirti? Le solite cose d'anziani, pensa che l'altra sera ci stavamo rompendo i coglioni alla solita festa di compleanno di un magnate della pasta all'uovo. Dio fa, due coglioni, terribile. Ecco, c'erano una ventina di modelle croate, sempre la stessa cosa, il buffet di Simone Ruggiati, uno spettacolo del Cirque du Soleil, ieri con Piccio e Calvi Harris che abitava i disc. Una cosa chic proprio, ma non è una roba da ricchetti. Era champagne, diciamo, la coca, l'esco, due palle. Le solite cose che succedono a tutti voi in una serata di novembre, un lunedì sera di novembre, dove chiaramente ci siamo noi, ecco. Sì, ma guarda, non proprio tutti noi, comunque, vabbè. Pensi che per dare un pochettino di brivido a questa serata, io e il mio amico, il Cavalier Genero, classe 1927, insieme al suo cane Ramon, un bigolo di 2 anni, ecco, questo cane, questa razza, il bigolo, che è un cane molto piccolo. Non è il bigolo, scusi, è il bigolo. Il bigolo è un'altra cosa. Ma via, ero con Cavalier Genero, abbiamo giocato tutta la sera un po' per animarci, perché ci stavamo noiando ben. Immagino, non c'era niente. Non c'era niente, ma sempre le stesse cose. Ma dico io, ma cambia almeno un antipasto. Ecco, cambia almeno un antipasto, sempre le stesse cose. Sempre le stesse cose. Per animare un po' la serata, ci stavamo giocando a roulette russa, mie Kiel, così per divertirci un po'. Con una calibro 45 a tamburo che avevo io, però anche lì non ci si divertiva, perché è sempre meno male che lì non ci si divertiva, perché sennò erano guai. Con poco entusiasmo ci ricordavamo del passato, quei bei tempi che furono, quando si andava a cena al Figarone, non si sapeva mai cosa si aveva nel piatto, se un coniglio la cacciatora che ti faceva le fusa, se era coniglio, no? Perché, addirittura.
Oppure se nel piatto è vero avevi la salsiccia che però scondizzolava, se ci lanciavi la salsiccia il portatoglio la andava a prendere e te la riportava. Vabbè, tutta roba fresca comunque, guardiva praticamente, bei tempi. Che bello, bei tempi, ecco. Ti ricordi il mojito che ci beveva al Manuia? Ecco, Mauro, te lo ricordi? Vabbè, adesso le tira fuori proprio. Avevo un rum, faceva 98 ottani. Quando andavi in bagno pisciavi la miscela. Io, porco Giuda, riempivo il serbatoio dei ciao di tutti gli amici del quartiere una volta che uscivo da Manuia. Attenzione, perché qui non si scherza, attenzione. Poi a Paolo. La chiamavano perché... Scella, Erano e stavamo ricordando, vero, quei momenti, insomma, annoiatissimi, con una scusa banale. Io e il Cavalier Genero, mentre io stavo facendo del petting con una modella russa che ero sul divano, però... Ma come il petting? Stavo facendo il petting, invece il Cavalier Genero stava mettendo della coca sopra pandoro. No. Sì, sopra un pandoro pensando che fosse zucchero a velo, ecco, pulpiccio. Allora a un certo punto ci ha detto: senti, via, dai, tagliamo la corda, andiamo via di qui perché ci stiamo veramente rompendo i coglioni. Ecco, allora io ricordo mi bruciava il piercing che avevo appena fatto, un fastidio, però nonostante questo ci siamo dati alle gambe, io e il cavaliere ci siamo detti: vabbè, adesso che cosa facciamo? Andiamo a ballare in balera, ma sì, andiamo a ballare in balera. Che bei tempi, sì. Via, siamo partiti e abbiamo portato per una serata in una balera di Rio de Janeiro al Baronetti, ecco il locale Baronetti di Rio de Janeiro. Allora Buma piede al volo i nostri chopper, ci siamo diretti prima il plano dal Monte dei Cappuccini, poi abbiamo preso il chopper, ci siamo diretti all'aeroporto Ever di Bergamo, abbiamo preso un Mirage, da lì siamo andati in Portogallo, in volo di linea, tac, siamo arrivati in Brasile. Era il caso di fare tutto sto casino, scusi. Arrivati a Rio de Janeiro, cari amici, sarà stato il parapendio, sarà stato il Mirage, ecco, perché io non avevo messo la cintura mentre andavo, perché guidavo con lì. Bravo. Genero che mi diceva sempre: ma dove sono qui le luci di posizione? Ci ho detto: ma voi a Pasqua, questo è un Mirage, non è la Yaris, ecco, alla belle luci di posizione, ecco. È chiaro, c'era stato il jet lag, io mi sa in ele, ecco, voi a Pasqua. Siamo arrivati all'aeroporto e io a un certo punto mi è venuta una nausea. Una nausea, è venuta la nausea, è un po' stanco anche. È venuta una nausea, non so, sarà stato il gel, non so. Allora ho fatto che prendere un Viagra e quattro Chalice. Che c'entra con la nausea il Viagra? Scusi. Quattro Chalice, ho preso anche della taurina, ecco, per farmi passare. La nausea. Poi, porca miseria, ragazzi. Dopo 5 minuti avevo tutto duro. Tutto. Persino il camiciotto sembrava l'avessi fatto col traforo, era di compensato. Era tutto, tutto inamidato, tutto. Chissà i capelli com'erano. Ma i capelli, ma tu devi vedere. Ma lasci sta, ma no, adesso ma, non. No, ma era pazzesco, tant'è che io non avevo una voglia di fare del sesso, mi sono ingroppato subito il beagle del cavaliere. Complimenti, è partito subito così, in maniera disinibita. Io non so come mi sono comportato, so solo che per 5 mesi il cagnolino ogni volta che mi vedeva mi scodizzolava. Sì. Io ci tiravo il bastone e lui tornava con un mazzo di fiori. Ecco, non addirittura, sei innamorato il Diego. No. Comunque, a un certo punto decidiamo di andare. Beh, io, guarda, non voglio esagerare, ce l'avevo dritto come un righello. Ecco. Ma adesso non ci interessa, cosa c'entra sui dettagli? Scusi, comunque, a un certo punto mi ha detto: ma sì, dai, via. Cavaliere, non paghi del rapporto che ha avuto col Bigo, andiamo a ballet. Andiamo a ballet. Allora, sì, entriamo come in questo. Pinocchio ballava lei a quel punto. Sì, perché chiaro. Lei è uno scemo. Ecco, andiamo in questa discoteca, come ci vedono arrivare, che entriamo dentro, ecco, col nostro pare, sembravamo Johnny Travolta. Immagino.
cioè, a un certo punto arriva uno di questi camerieri, sa, giovani, che fanno sempre gli spiritosi, dicono: senta, vi chiamo il maître o vi chiamo un prete per darvi l'estrema unzione? Vi ha subito sgamato, vi ha subito sgamato. Ma parla spirito, no, ma parla spirito, allora, certo, io, senti un po', di, certo, io, ma di, ma nonnino a chi? Piccio di un piccio, perché ci aveva dato del nonnino, ha detto, ma Dio, piccio, ma nonnino a chi? Ma guarda che ho visto più farfalle io di un entomologo, piccio. Ma sì, vabbè, adesso che c'entra, quello era... Ma ho visto più passerini io che ma un sì, ma adesso da scegliere per una provocazione, stia calmo. Intanto dentro le mutande sentivo che c'era come la fiera dei vini, sentivo rumori, gente che parlava, ieri quelli che giocavano con le corde del toro, addirittura venivano fuori anche dei fumi, ecco, attenzione, perché io a un certo punto la serata si stava animando, quando a un certo punto, pronto? No, stava dicendo, poi la serata si era animata, cosa è successo? A un certo punto ci ho detto io, ma guarda, fai attenzione, perché io, questo qui è un'arma da taglio, attenzione. A doppio taglio magari, pronto? Ma cosa c'ha? Mamma, che schifo, ma cos'è? Ma no, pronto? Vabbè, sento... Pronto? Non mi sente più. Pronto? Vabbè. Ma lo svegli, Mao, lo svegli, lo ma svegli. Cosa lo sveglio? No, è quello che è andato, è collassato. No, è ancora lì che dorme, guarda. Pronto, no, niente. No, è una brutta scena, chiudiamo il collegamento, per favore. Ma no, che roba, Mao, chiudi, ma non ho capito, non ha pure registrato, doveva registrare questa cosa. Vai con la sigla. Non la guardare, vai con la sigla e vai. La bocciofila, boom, 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 boom. La bocciofila, boom, boom. Mi dispiace, perché era un bel collegamento, ma cosa vuole, Mao? Succedono queste cose, perché però la storia ma mi no, sembrava. Ma facciamole più succedere, mi scusi, ma che roba, uno si addormenta alla fine, non ci ha raccontato le cose. Anche lei, Mao, deve capire che ieri c'è stato l'annuncio del governo che ha detto che ci dobbiamo fare pasquetta a casa, e allora cercavamo anche un po' di animare, e secondo me la cosa peggiore che potevano dire è pasquetta a casa, tu puoi togliere, tu un italiano puoi togliere qualsiasi cosa, non ci toglie la pasquetta. Il lunedì della merenda. Sarà la prima volta nella storia della Repubblica che i prati non si vedranno pieni di gente, non si vedrà festeggiare la pellerina, è vero. Perché lei andava alla pellerina? Ma io non c'è stato un lunedì della merenda che non ho fatto alla pellerina insieme ai miei amici peruviani, ma deve vedere che bello, facevamo vedere come. Ma facevamo certe figliate, ognuno portava quello che aveva, io portavo di solito la legna, ecco. bravo, poi sta. Ognuno però portava il resto, e quindi si diventava... quest'anno niente, ma neanche il 25 aprile, mi sa, anche la liberazione. Nella liberazione, ma stanno addirittura parlando che il 1° maggio lo dobbiamo fare via Skype, ecco. Addirittura anche il 1° maggio, invece di andare come sempre a festeggiare il corteo, soprattutto noi che voglio dire rappresentiamo bene il mondo del lavoro, però comunque siamo sempre solidali, siamo sempre stati solidali, quest'anno mi sa che lo dobbiamo fare via Skype, quindi te lo dico, perché preparatevi, e quindi io quasi sosterrei l'hashtag andrà tutto bene, ma per il momento a me non pare. Merda, è chiaro. Vabbè, bisogna essere comunque ottimisti, dottore. Bisogna essere ottimisti. Cerchiamo di trovare un momento di speranza, perché non possiamo anche noi lasciarci prendere così da questa. No, allora la speranza, Mao, qual è? Che noi la prossima settimana partiremo con la nostra bellissima iniziativa, ovvero vieni all'interno del programma, come diceva giustamente lei, venite a portare un momento, una ricetta
di simpatia, una ricetta passatempo, una... quindi iscrivetevi via Skype, via Facebook, scrivete e noi vi faremo, dalla prossima settimana avremo già i primi ospiti che entreranno nella nostra trasmissione, suonate, fate una ricetta, quello che volete fare, ecco. È chiaro dottore, è chiaro, va bene, questo ci prendiamo l'impegno per la prossima settimana e adesso c'è il quiz, e io poi vorrei chiudere con un momento di speranza, però non mi far anticipare niente Mao, perché tra poco ci sarà un momento di speranza al quale ci tengo particolarmente, che è un po' il fulcro di questa trasmissione di questo sabato, di questo venerdì. Addirittura il fulcro. Però prima facciamo il quiz. Vi ricordo che il vincitore del quiz ieri, me lo sono segnato qui, sono state due signorine, ovvero Federica Baldizzone e Rossella Lovera, che ringraziamo e ricordiamo. Salutiamo che faremo un bel regalo, veniteci a trovare quando faremo poi la serata appena si... Certo dottore, e tra l'altro poi io vorrei ringraziare ancora gli ultimi donatori che abbiamo avuti, che sono ancora tanti, ma insomma lo faremo poi alla fine, però me lo ricordi, ecco che ci tengo. Sì, sì, perché stanno dimostrando la loro riconoscenza, il loro, come dire, il buon cuore, sì. Che in questo periodo non manca e siamo felici che... va bene, allora andiamo con il quiz, quest'oggi le materie sono i probiotici, zoologia, la cicala canta e se così fosse può essere considerata collaboratore di giustizia? Il calibro o nonio, le grandi tragedie della storia, dall'eruzione su Pompei alla Pasquetta di quest'anno a casa, chi li sente in Napoli? E chiudiamo con l'influenza di Mauro Gurlino sulla pittura di Matisse. Ecco l'influenza. Ma lascista, ma questa, ma che roba è? E poi le fabiole. Olivato ride, mi fa ridere. Allora, vediamo che cosa c'è arrivata. Ma ho scelto la... Allora, hanno scelto perché probabilmente i probiotici. Allora, attenzione, avete scelto la materia giusta, enigmistica. Scopri l'errore. Ecco. 21 marzo, primo giorno di primavera. Uno viene prima di due. Juventus prima nel campionato 2018-2019. Mayweather primo di Pacquiao. Lobue primo della classe. Allora, scoprite qual è l'errore in tutte queste formulette che vi ho dato. Tutte queste affermazioni che lei ha dato. Va bene, qual è l'errore? Scriveteci e noi insomma vi faremo sapere domani il nome del vincitore. Allora, sì. Dottore, ha promesso un momento di speranza prima della fine di questo programma, io non so niente, che cos'è? Mao, salutiamo le persone che gentilmente ci hanno fatto il dono, perché io chiuderei proprio con questo momento di speranza. E allora, dottore, mi lasci ringraziare perché insomma sono... ci stanno sostenendo Stefano Dolzan, Mauro Battisti, Mirella Fioccardi, Giuseppe Corvaglia, Elisa Carbone, Rossella Lovera, Daniela Silvi, Giulio Ruggero Acconsiaco, Chiara Morandini, Dario Scisciani, Pierpaolo Robotti, Lorenzi Ercole Origna, Luca Reinaudo, che salutiamo, Carlo Castriciano, Davide Camilleri. Carlo Castriciano, Carlo, anche Robotti, che io conosco personalmente, ma ne conosco anche altri che ringrazio veramente di cuore. Mao, lasciamoci con questo momento di speranza, lo chiamano il poeta della speranza, lo chiamano il poeta dell'allegria. Un momento di poesia, dottore. Sì, un momento di poesia. L'ancolo della poesia, lo vogliamo chiamare il rincon della poesia? Vabbè, non è che siamo in Spagna, perché rincon in Italia sembra un po' un'altra cosa, rincon della poesia, lo chiamano il poeta della gioia, il poeta della felicità, vi lasciamo con questa bella poesia di Franco Urregitano. A te Franco. Ah, scusi, me l'ha portato lei, ma cos'è? Vede, c'è già roba di allegria.
Mamma insegnami a ballare. Senti che bello. Eventualità. Che bei momenti, che bei momenti. Come state, ragazzi? Bene, bene. Ce ne abbiamo fatte con queste canzoni, eh? Sì, ne abbiamo fatte tante, ne abbiamo fatte tante. Ne avete fatte tante, Allora, come state? Ma io più o meno, sai, questi momenti sono momenti un po' tragici, momenti un po' drammatici, caro Franco, momenti di fatica. State bene, diciamo che state bene, va, vi vedo allegri. Ma cosa? Allegri. Lei, Mao, c'ha la giacca militare, che si è arruolato? No, come dicevo, me l'hanno regalata qui sotto casa, che c'è l'esercito, allora ogni tanto facciamo due parole. E c'è il bidone, quello dell'Unicef, l'aperto. Ah, ho capito, bello, bello, ti sta bene comunque. Beh, se vuoi venire a fare un salto anche qua da noi, siamo al Caffè Letterario qua sotto, quando vuoi venire. È vero, quando finirà sta cosa. Il Caffè Letterario, è vero. Sì, è certo, oculare e angolare. Facciamo un sacco di iniziative, ci sono i campionati di 3-7, facciamo un po' di profumi, l'Ode Calabria famosissimo, il capicollo numero 5, insomma facciamo un sacco di cose, si cucina, si mangia, tutte si cose belle, sì. Tutte cose bellissime, bellissime. Tu lo sai, sei venuto varie volte, insomma. Ma non sono mai venuto. Però per Napoli invece vai, chiaro. Non sono mai andato, non iniziamo. Solo da gente altolocata, ok? Tu lo allora sai, sono venuto, è venuto anche allora Berlusconi, è venuta Cicciolina. Ma insomma, non fare no, Allora... Parliamo di questo momento della poesia, gestito da te, Franco. Guarda, io sono qui, tutti chiedono poesia. A Caffè Letterario ne sto dicendo 5-6 mila al giorno. Sì, quindi dovrebbe dire che è chiuso adesso il Caffè Letterario. Non pare, ma per loro è chiuso, per noi è buono. Va bene. Vi leggo una bella poesia. Sì. Per questo momento, ok? Cercherò di impostare la voce tipo Giorgio Motti. Non è facile. Tra un millennio o tra qualche, questa sfera si somiglierà. Non sembrerà altro che se stessa. Non avremo nessun altro luogo. Significheranno tutti allo stesso modo. I piani, le regioni, gli arcipelaghi, i paesaggi, i grattacieli, le chiese, le macchie. Vi circolerà il medesimo senso, l'interdizione del senso. Il dettato sarà taciuto. Ogni voce, ogni spazio, ogni tempo, tra qualche millennio, resterà inascoltata. E come diceva sempre mio nonno, se un lavoro era buono, o facevano i santi. Va bene. Noi la ringraziamo. Una cosa allegra questa, mamma mia. Mi ha messo la poesia trasmette allegria, caro Marco. Sì, va bene. Riflessioni. Appuntamento a domani, la smetto con le riflessioni. Appuntamento a domani. Grazie Franco. Ciao, anche stasera, per chi volesse, dottore, ricordiamolo, dalle 20 in poi siamo dal canale del birrificio delle officine ferroviarie per Stay On. Ok, ci vediamo stasera. Sigla. Franco, balle. Shai la la la, ci vediamo domani. Bravo Franco.